La regina del circo Moira Orfei. Ciao Miriana. Emozionata? Un po', perché io sono la regina del circo europeo e mi hanno invitato qui in America a fare la regina del circo di questa grande parata, che è la più grande del mondo, la più bella, e sono molto felice che mi hanno scelta. Ecco, anche perché indosserai un vestito particolare che ti hanno proprio creato gli americani. Sì, certo, è un abito, diciamo, di epoca, perché questa grande parata è del 150 anni fa, 200 anni fa, è una cosa meravigliosa, una cosa antica, e quindi io sarò una regina antica anch'io. Finalmente la Circus Parade è iniziata. Voglio darvi i numeri che compongono questo grande evento. Il casting è composto da 2000 comparse che indossano 2000 costumi che sono stati realizzati nell'arco di un anno. I cavalli che sfileranno e che traineranno oggi i carri sono circa 700, di cui un carro molto particolare che poi vedremo sarà trainato da 40 cavalli. The Great Circus Parade si può, senza timore di smentita, definire un evento unico al mondo, perché la maggior parte dei carri sono antichissimi, restaurati minuziosamente, sono esattamente gli stessi carri da banda, da gabbia, da presentazione, con calliopi o senza, che sfilavano in centinaia di comuni nell'età d'oro del circo, prima che le grandi parate di strada scomparissero del tutto intorno al 1920. E a proposito di carri, voglio mostrarvi uno strumento del 1700. Guardate qua che campana enorme. E questo è solo uno strumento, piccolino però. Voglio chiedere però adesso qualche informazione in più al ringmaster della parade, David Salutos. David, io so che tu sai suonare questo strumento, ce lo fai ascoltare? Sì, sì. Mi ha risposto in italiano. Come questo, sono tantissimi carri antichi che sfilano. Ed ecco i famosi cavalli della Circus Parade. Ce ne sono di ogni razza e di ogni paese. E sono una parte importante della parata, perché? Perché proprio come nell'Ottocento sono loro a muovere i carri. Uno sguardo attento ai bellissimi carri. Vengono restaurati e curati ogni anno da esperti del settore. Sono talmente curati che sembrano falsi e invece sono originali dell'Ottocento. Gli stessi che usava Phileas Barnum, l'inventore del circo sensazionalistico, per promuovere i suoi spettacoli. Ovviamente in America lo spirito cowboy c'è dappertutto, anche nel circo. Infatti Buffalo Bill fondò un circo con il quale girò tutto il mondo. Thank you.
dal carro, ciao! Guardate questi meravigliosi costumi. Trainato da 40 cavalli. 40 bellissimi cavalli, tutti bardati con finimenti d'epoca. Pensate cosa vuol dire coordinare tutta questa gente che proviene da ogni paese e dare a ognuno assistenza. E tutto avviene sempre col massimo dell'ordine e della tranquillità. Forse riesco a salire sul carro. Oh, thank you. Prego, accomodati. Ciao Moira. Ciao. Sono qui in questa grandissima parata, è veramente una cosa straordinaria. È una cosa bellissima essere qui a Milwaukee. Senti, i bambini si avvicinano o non li fanno avvicinare? Com'è? No, non li fanno avvicinare perché hanno paura dei cavalli. E i cavalli, sai, sono un po' imbizzariti con tutta questa confusione. Allora, facciamo camminare un pochino la carrozza. Ciao! Ciao! Che emozione, Moira! È una grande emozione, la prima volta che lo faccio e sono contentissima di aver fatto 10 ore di aereo. Senti, gli americani comunque ci hanno dato una grande accoglienza, anche a noi della troupe. È un'accoglienza grandiosa e gli americani sono fatti così, accolgono la gente in una maniera grandissima. E io che sono del circo, un apparato così grandioso non l'ho mai visto in vita mia, anche perché ci sono 300-400 mila persone che... anche 500 mila penso io, è una cosa un po',
se uno non è abituato diventa un po' pericolosa, capisci? Per me no, per me che sono abituata a stare nel circo non mi fa effetto. Sto benissimo qua in carrozza, sto benissimo con gli americani, sto benissimo con gli italiani, sto benissimo con tutti. Io sono cittadina del mondo. Ok, siamo giunti al termine di questa sfilata. Io mi trovo sulla carrozza della regina del circo, Moira Orfei, e proprio da qui vi voglio fare gli ultimi saluti. Moira! Certo, da Milwaukee, una città americana bellissima dove c'è una sfilata grandiosa, e spero di vederci in Italia. No, spero, ci vedremo in Italia. Un bacio da Moira Orfei. Ed io vi do appuntamento all'11 dicembre con i grandi circhi su Rete 4. E da Milwaukee un bacio, a presto, ciao, ciao, ciao.